Festa valdianese a Florianopolis in Brasile per le celebrazioni dei 50 anni di matrimonio di Giuseppe e Clara Colitti. Un traguardo significativo ed emozionante per una famiglia che rende onore a Sala Consiline e al Vallo di Diano. A partire dal capofamiglia Giuseppe Colitti, studioso, ricercatore e scrittore, presidente del Centro Studi e Ricerche del Vallo di Diano Pietro Laveglia. Una vita al servizio della cultura e un amore per le proprie radici trasmesse al figlio Attilio, che nel 2015 è stato nominato console onorario italiano a Florianopolis, nello stato di Santa Catarina in Brasile. Attilio resta sempre legatissimo al Vallo di Diano e alla sua famiglia, in particolare alle sorelle. Carmen, che a Tunisi è direttrice di un'agenzia ONU per Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Etiopia e Libia, e Antonella, commercialista a Salerno. Ed ovviamente i suoi genitori, che vanno ogni anno a trovarlo nel periodo invernale, fermandosi a Florianopolis per diversi mesi. Non a caso erano con lui quando ha ricevuto la nomina a console onorario. E quest'anno la loro presenza in Brasile ha coinciso con i 50 anni di matrimonio, con Florianopolis che si è colorata ancora di più di tricolore e nel segno del Vallo di Diano. Anche prima della nomina a console onorario, Attilio Colitti è sempre stato un punto di riferimento per gli italiani a Florianopolis. Tantissime le attività svolte in collaborazione con il Consolato Generale e in particolare per le problematiche relative alla cittadinanza, ma anche nelle relazioni istituzionali con lo Stato italiano, senza dimenticare l'assistenza ai cittadini italiani in difficoltà. È proprietario dello splendido hotel Maratea Mare nel nord dell'isola di Santa Catarina, ma si occupa anche di compravendita di immobili e di consulenze. E sulla sua scrivania al consolato fa bella mostra di sé la statua di San Michele Arcangelo, del quale devotissimo, a perpetua testimonianza delle sue origini salesi.